I dentini di Rosy. Caillou e la sua famiglia sono a pranzo. Tutti stanno mangiando. Tutti eccetto Rosy. Finisci la tua cena, tesoro. Cosa c'è che non va, Rosy? Guarda, Rosy, ho finito tutto. Non hai mangiato nulla, tesoro. Rosy, no, ho fame. Ma gli spaghetti sono buonissimi. Come mai Rosy non ha fame? Così la mamma e il papà guardavano il loro uccellino mentre provava a volare da solo. Pensavano che ormai il loro uccellino stesse diventando un bambino grande, volevo dire un uccello adulto. Fine! Caillou, questa è una storia davvero bella, grazie. Chip chip! Guarda papà, sono un uccellino! Chip chip! E io sono il suo papà uccello che porta il suo grazioso uccellino al nido! Crac, crac, crac! Fallo ancora! Ora è arrivato il momento per questo uccellino di andare a dormire. Oh, voglio raccontarti un'altra storia. Sì, l'ascolterò volentieri un'altra storia. Davvero? Domani sera, però. Che cos'ha, Rosy? Sta ancora piangendo e non ha mangiato nemmeno i suoi spaghetti. Non ha niente di grave. Le stanno solo crescendo i dentini e le fanno un po' male. I miei denti non mi fanno male. Adesso no, ma quando avevi l'età di Rosy, sì. Davvero? Già. Posso provare a consolarla un pochino? Ma certo, forse puoi aiutarla. Perché non provi a farla addormentare? Va bene. Caillou non sopporta sentire sua sorella piangere e fa il possibile per farla smettere. Caillou! Shh, Rosy! Non riesci a dormire? Prova a chiudere gli occhi. Che cosa avrebbe fatto la mamma al suo posto? Vuoi che ti canto una canzone? Sì, Caillou canta canzone! Piccola Rosy, dormi anche tu. Sogna le stelle nel cielo blu. Il tuo dolore poi passerà. Il tuo dentino vedrai nascerà. Era molto orgoglioso della sua canzoncina, ma Rosy non si era ancora addormentata. Ancora, ancora! No, Rosy, ora devi dormire. Oh. Ha un'altra idea. Aspetta un attimo. Ci vuole un giocattolo speciale che possa aiutare Rosy a dormire. Ecco, ha trovato quello giusto. Il mio giocattolo preferito. Tieni, puoi giocare con il mio camion dei pompieri. Oh. Non preoccuparti, mamma, è solo il mio camion dei pompieri. Oh, Gilbert. Ciao, sei tu. Vieni a sdraiarti con Rosy. Vedi, Gilbert vuole dormire. Quindi devi farlo anche tu, capito? Rosy vuole coniglietto. Va bene, Rosy. Dov'è finito il coniglietto? Non trovo il coniglietto. Che ne dici del canguro, ti piace? No! Improvvisamente Caillou si ricorda dove l'ha visto l'ultima volta. Aspetta, torno subito. Gilbert! Il coniglietto! Grazie, Gilbert!
Coniglietto! Ti racconterò una storia per farti addormentare. Vediamo. Ah, ecco! Un giorno Rosie e Caillou andarono a Luna Park e fecero un giro su una grande giostra, su un canguro! Sì! Tieniti forte, Rosie! Sì, bello, bello! Il canguro portò in giro Rosie e Caillou. Poi, ad un certo punto, il canguro saltò molto in alto. Guarda, Rosie, stiamo volando come gli uccelli! Rosie, Caillou, volare! Volando in cielo si divertirono tanto. Volarono fino alla luna. Oh, luna! Wow, guarda là! Bello! Rosie era molto stanca, così il canguro li riportò a casa. Rosie e Caillou dissero arrivederci al loro divertente nuovo amico canguro e andarono a dormire. Fine. Finalmente Rosie si è addormentata e anche Caillou ha sonno. Oh. Buonanotte, Rosie. Sogni d'oro, sorellina. Buonanotte, Caillou. Caillou pompiere. Fermi! Sono un segnale di stop! Avanti! Posso mettermi il tuo cappello? No, ce l'ho io adesso! Bambini, un attimo di attenzione, per favore! È arrivato il momento del nostro ospite speciale! Caillou si sente in colpa per non aver prestato il cappellino a Leo, ma lo voleva tenere per l'ospite speciale. È mio! No, è mio! No, ce l'avevo prima io! Ce l'avevo prima io, invece! Dai, avanti, dammelo subito! Nemmeno per idea, è mio! Improvvisamente, Caillou si ricorda di quello che dice la signorina Martin sul condividere e saper aspettare il proprio turno. Jason, perché non lo lasci un po' a Jeffrey? Psst! Leo, vieni qui! Possiamo fare a turno. Io tengo il cappello per un pochino e poi lo metti tu, va bene? Va bene, grazie, Caillou. Bambini, qualcuno di voi sa cos'è un rilevatore di fumo? No! È uno strumento che serve a segnalare la presenza di fumo nell'aria. Perché è importante saperlo? Perché se c'è del fumo, allora ci sarà del fuoco da qualche parte. Giusto! Noi abbiamo i rilevatori di fumo in classe. Riuscite a trovarli? Io non li trovo! Io non li vedo! Dove sono? Dove sono? Non riesco a trovarli! Il fumo sale. Quindi dove potrà essere il rilevatore? Oh. Eccolo là! Sì, è lassù! C'ho detto! Eccolo! Molto bene! Il nostro ospite è arrivato! Tutti seduti, per favore! Bambini, dite buongiorno al capo dei pompieri. Buongiorno! Buongiorno, bambini. Beh, vedo che abbiamo già 4 giovani pompieri in classe. Volete vedere il mio cappello? Oh, quanto pesa! Oggi impareremo cosa fare nel caso in cui scoppi un incendio a scuola. Chi sa dirmi come si chiama questo? Io lo so, estintore! Giusto!
Ricordatevi, bambini, dovrete essere molto prudenti e fare attenzione, così si possono evitare gli incendi. Il fuoco può essere pericoloso e dobbiamo sapere che cosa fare se divampa un incendio. Oggi proveremo l'allarme. Quando lo sentite, dovete subito smettere di fare ciò che state facendo e lasciare la scuola. È molto, molto importante. Forte! Siete curiosi di sentire quanto è forte il suono? Sì! Siete pronti? Ecco che arriva! Allora è abbastanza forte per voi? Sì! Bene, abbiamo ascoltato l'allarme. Adesso dobbiamo dirigerci velocemente tutti fuori dalla scuola. Posso contare sull'aiuto dei nostri 4 pompieri? Caillou vuole aiutare il capo dei pompieri, ma si ricorda che è il turno di Leo. Forza, Leo! Tocca a te! Vai ad aiutarlo! Grazie, Caillou! Bene, Leo, dammi la mano. Ora prendetevi per mano stando in riga. È molto importante stare in silenzio mentre usciamo. Pronti? Andiamo! Oh, che bello! Molto bene, ragazzi. Ora ho qui un amico che è ansioso di conoscervi. Questo è Sparky. Andiamo, bello, vieni a conoscere i miei amici. Vorreste vedere come fa un giochetto? Sì! Sparky, parla! Bravo, Sparky! Adesso ditemi chi vuole essere il primo a salire sul camion. Può venire anche Caillou? Certo! Sì! C'è posto per due! È troppo grande per me! Brum, brum, brum. Volete sentire la sirena? Sì, certo! Ora tenetevi pronti perché questa sirena è davvero molto, molto forte! Deve avvisare tutti gli automobilisti che circolano sulla strada di farsi subito da parte e farci passare. Pronti? Caillou. È il turno di Leo. Sì! Eccoci col nostro grande camion rosso. Fatevi da parte, andiamo di fretta. Bene, ragazzi, saremmo davvero molto contenti di potervi avere nella nostra squadra. Grazie mille. Chi vuole essere il prossimo? Io! Tieni, Caillou, è il tuo turno adesso. Grazie, Leo. Anch'io, quando sarò grande, farò il pompiere. Caillou pensa che lui e il suo migliore amico Leo sarebbero una grande squadra di pompieri. Oh! Sparky, portalo indietro! Caillou pompiere. Oh oh, ho sentito suonare l'allarme! Caillou è qui, lui ci salverà! Vi salverò, se serve aiuto chiamate lui. Io, Caillou, vi salverò. Le scarpe, i guanti di protezione, la tuta e l'idrante, ecco, entra in azione. Guido il camion rosso con la sirena. Caillou il pompiere ci salverà. In mezzo alla folla la mamma mi guarda. Caillou il pompiere ci salverà. Il mio cane fedele mi aiuterà. Un pompiere coraggioso, un pompiere. Se l'allarme
voi. Presto uscite di corsa e poi chiamate subito un vero pompiere. Chiamate subito un vero pompiere. Oh, ma no, è solo il signor Inkle e il suo barbecue. Ops, scusi signor Inkle. Un appassionante recupero. Gilbert, che cosa fai? Leo sta per arrivare. Gli farò vedere la macchina che il nonno mi ha dato. Una volta era di papà, lo sai? Deve essere qui da qualche parte. Eccola! Gilbert, la scatola dei giochi è per i giochi, non per i gatti. Bambola è nascosta. Nascondino. Gioca a nascondino. No, Rosy, sta per arrivare Leo. Dobbiamo giocare con le macchinine. Bambola è nascosta. Anche Rosy gioca. Vrum, vrum. Non adesso, Rosy. Gioca a macchine. No, non sei abbastanza grande per giocare con queste macchinine, capito? Rosy, grande. Sì, ma non grande abbastanza. Devi essere grande come me. Rosy, aiuta Caillou. Rosy! Caillou non sopporta che Rosy metta in disordine i suoi giochi. Ora devo rifare tutto di nuovo. È arrivato Leo! Caillou! Ciao, Leo! Sai una cosa? Mio nonno mi ha dato una macchina che una volta era del mio papà. Oh, deve essere molto vecchia! E ha gli sportelli che si aprono. Posso vederla? Certo! Andiamo! Ma, Rosy! Dove hai messo le mie macchinine? Penso che dovremmo cercarle. Macchine nascoste. Ma dove? Io so dove cercarle. Dobbiamo assolutamente salvare quelle macchinine. Non sarà un lavoro facile. So io come tirarle fuori. Seguimi. Sono là sotto. È bloccata. Ti aiuto. Gilbert, mi hai preso per uno sgabello. Ehi, Gilbert, dove stai andando? Preso. La squadra di salvataggio è pronta per entrare in azione. Nascondino. Anche Rosy gioca. Vrum, 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 vrum. Fatto! Ora possiamo tirare fuori le macchine. Va bene, ora calati. È ancora dispersa, come quella rossa e quella con la striscia nera. Dai, usiamo la gru.
sono tutte al sicuro. Questa è quella che usava il mio papà. Che cosa state combinando voi due? Tutte quelle macchine erano intrappolate in mezzo agli scogli e noi le abbiamo tirate fuori. Immagino sia stato un lavoro faticoso. Dovete essere affamati. Che ne dite di uno spuntino? Sì, va bene. Allora, mentre voi due mettete in ordine qui, andrò a prepararvi qualcosa da mangiare. Vroom, vroom. Caillou! Andiamo a mangiare! È molto divertente recuperare le macchine! Già! Mi piace tirarle fuori con la gru! Vroom. Anche Rosy gioca! No, non adesso, Rosy! Che cosa stai facendo con la mia macchinina? Anche Rosy gioca a macchine. Caillou non vuole che Rosy giochi con le sue macchinine. Poi però si ricorda di quanto si erano divertiti a recuperarle lui e Leo. Leo, che ne dici se giochiamo ancora? Sì! Rosy, puoi nascondere un'altra volta le mie macchine? Rosy nasconde macchine. Rosy potrebbe aiutarci a recuperarle. Certo, lei potrebbe usare il rimorchio. Andiamo, Leo! Dobbiamo fare un altro recupero! Rosy nasconde macchine!